Ciao a tutti amici di YouTube, oggi andrò a montare l'autoradio col sistema Android che mi è arrivata da AliExpress. Allora, per prima cosa ci servono queste chiavette qui che si trovano facilmente su siti come eBay o anche degli elettrocambisti o ricambi auto, però su eBay costano meno e si va a inserirle nei due forellini e si fa fare lo scatto. Avete sentito il clack? Ok, ed ecco fatto. Poi con entrambe le mani andiamo, aspettate, vedo. Ok, andate a attivare la radio in questo modo, vedete che viene via abbastanza agevolmente. Viene via abbastanza agevolmente. Ok, attiviamo con le mani. Ci siamo quasi. Va attivata un po' più forte. Ed eccolo qui. Allora, dobbiamo stare attenti a quel cavo lì indietro che è l'antenna. Qui abbiamo il nostro Yatour che va staccato. Se l'avete ovviamente, è un passaggio in più, eccolo staccato. Poi andiamo a togliere l'ultimo attacco, che è quello principale dell'autoradio, che sarebbe questo qua. Per togliere questo cavetto bisogna tenere le linguette schiacciate e tirare forte. Stare attenti perché sono abbastanza taglienti le linguette. Vedete? Sto facendo un po' di fatica aiutandoci con un cacciavite. Ce l'abbiamo fatta, vedete, le due linguette vanno premute. Eccole qua, andranno premute queste due linguette qua. Ed ecco il nostro autoradio originale smontato. Adesso andiamo a montare l'altro. Allora, prima di montare, bisogna smontare questa carcassa che, come vedete, ha delle viti Torx, se non sbaglio. Torx, perché potrebbe avere incompatibilità con la nostra autoradio. Ma di montarla, smontare tutto, consiglio di provarla. Allora, prendiamo questo cavo e lo andiamo ad attaccare sull'autoradio in questa parte. Ok. Ed ecco attaccato. E prendiamo questo cavo che abbiamo staccato prima con poche difficoltà e lo andiamo a mettere in questo punto. Ok. Così, in questa maniera. Una volta attaccato questo apparecchio qua, va attaccata questa scatolina a questa uscita qua. In questa maniera vedete l'attacco, questo qui, il gancino deve essere sopra. Anche qui lo attacchiamo fino a sentire clack. Aspetta, ma io sto registrando con una mano perché non ho il cavalletto e volevo farlo appena arrivata. Eccolo qui. Ok, adesso è inserita. Andiamo ad accendere la nostra bellissima autoradio. Giriamo la chiave, ovviamente, mi dimentico sempre. Giriamo la chiave. Ed ecco la nostra autoradio accendersi. Come vedete, bello schermo, anche se non grandissimissimo, però. Qui si è accesa. Questa è la nostra interfaccia base, dovremmo ancora impostarlo. Vediamo se c'è della musica dentro per provarla. Vediamo. Non c'è musica all'interno, mi sa. Non c'è. Proviamo. No, non ancora. Comunque sembrerebbe funzionare. Vedete il vario menu. Ok, andiamo adesso
a metterla nell'alloggiamento, quindi ristacchiamo tutto e proviamo a metterla. La prima cosa da fare per smontare la parte grigia è andare nelle vite tox e svitarle. Stando attenti a non perderle, che hanno anche la rondella. Eccola qua, la nostra vite. Io la porto qui. Anche l'altra. Procedo svitando le altre vite posizionate qua sotto. E ce ne sono altre due. Una lì e l'altra, non so se riuscirò. E l'altra si intravede qua nel buchino. Sto facendo luce con un altro telefono, questa qua. Okay, una volta svitate tutte queste viti sopra sotto, possiamo tirare dal basso forte la e viene via la nostra parte. Stando attenti sopra, vedete, si fa un po' fatica, ma viene via, eccola qua. Siamo ben fatta. Allora, andiamo a toglierci la griglia. Adesso dobbiamo togliere l'attacco alla pulsantiera per muoverci in libertà. Allora, andiamo a toglierlo con due mani, muovendo questa levetta così e tirando. Andiamo a smontare la pulsantiera facendo questo lavoro con il nostro cacciavite. Schiacciamo questo pulsantino qui. Aspettate. Allora, vediamo se riesco a illuminarci il meglio possibile. Ok. Qui abbiamo... Si vede benissimo. Allora, facciamo così. Così sì. Ok. Allora, vedete questo pulsantino nero. Andiamo a premerlo con un cacciavite. Anche col dito, lo facciamo abbassare e giriamo la leva così. Come vedete adesso verrà via il cavo. Allora proviamo a staccarlo. Allora, andiamo a tirarlo via. Prendiamo la leva fino in fondo e vedete come viene via agevolmente. Ecco qua il nostro cavo. A questo punto abbiamo smontato la nostra griglia. Dobbiamo andare a fare un taglio perché non ci va. Se no, una volta tagliato così, andiamo a mettere il nostro isolante dove abbiamo tagliato in modo da non fare danni con i cavi, eccetera. Questo andiamo a provare la radio se ci sta, noi l'abbiamo già provata e ci va. Andiamo a collegare l'antenna GPS e quella wifi e tutti i vari collegamenti USB, RCA eccetera. Andiamo a fissare l'antenna GPS e quella wifi dove preferiamo noi, a nostra scelta. Io l'attaccherò là dentro, in quel punto lì, anche se adesso è buio e non si vede. Voi potete attaccarla dove volete. Se l'abbiamo messa qua sopra il cassettino portaoggetti. Adesso andiamo di antenna wifi. Questa è l'antenna wifi, uguale, stesso metodo con l'adesivo, si va a mettere dove si vuole. La wifi è collegata. Adesso andiamo ad attaccare altre cose. Questo reinseriamo lo scheletro dell'autoradio in modo da poter attaccare tutti i fili. Allora, per prima cosa dobbiamo ricollegare le frecce. Per prima cosa inseriamo le frecce. Il procedimento è abbastanza facile, come per toglierle. Allora, scusate. Allora, per inserire le frecce basterà fare abbassare la levetta arancione fino in fondo, andare a attaccare, a inserirla dentro e al click si tirerà su da solo la levetta. Dobbiamo poi
bloccarla. Ok, vedete, le frecce sono collegate e funzionano. Allora, poi andiamo a passare tutti i cavi che ci servono, lasciando quelli che non ci servono dietro. Allora, una volta rimesso nella propria sede il nostro scheletro, andiamo a portarci tutti i cavetti. No, mettiamo prima le viti. Una volta avvitate tutte le viti, andiamo a collegare tutti i cavi all'autoradio. L'antenna, c'è questo adattatore che va messo. L'antenna è sparita. Che è questo cavo qua col cappuccio che si è abbassato. Eccolo qua, questo qua. Andiamo a mettere il tramite. Ecco qua, la nostra antenna diventa così. Poi abbiamo tutti i vari cavetti della fotocamera DVR che adesso non mi servono perché non mi è ancora arrivata. Quello USB non mi serve. E poi che altri cavetti ci sono? Quello dell'USB l'abbiamo già inserito, basta. Ci sarebbe questi cavi qua che sono sempre per chi monta le casse e per il microfono. Quindi dobbiamo montare questa apparecchiatura. Allora, andiamo a vedere dove va attaccato. Allora, diciamo che è difficile sbagliare, si mette qua e il gioco è fatto. Ecco fatto. Vedete? Adesso io direi di far passare il microfono perché ce lo siamo bellamente scordati prima. Il microfono io l'ho fatto passare in questo buco a fianco alla chiave perché non mi piace che si veda onestamente. Adesso cercherò di non camuffarlo vicino al volante. E ho fatto passare il cavo tramite questo buco qua. Mi sono passato sopra, viene coperto il filo tirando su il sedile, il volante, scusate. Niente, andiamo finalmente a collegare i cavi per chiudere l'autoradio. Allora, colleghiamo il mic al mic, quindi questo a questo. Questi non ci servono, ben detto, perché non sono cose che utilizziamo ad oggi. Poi questa qua che è il GPS. Abbiamo qui l'uscita GPS indicata, che è la seconda. Andiamo ad avvitarlo bene, che è molto importante. Ok, giriamolo verso l'alto, così siamo già pronti. Poi abbiamo il nostro wifiino, che è l'ultima presa in basso, in questa maniera. Adesso faccio vedere. Scusate, ho dei problemi di luminosità, sto facendo in piena sera. Allora, eccolo. Tac. Ecco fatto, avvitata benissimo. Poi ci manca il cavetto che è corto, dobbiamo stare molto attenti. Che è il cavetto. Allora, ci sono rimasti questi due cavetti. Dobbiamo semplicemente inserire l'antenna che è andata là dietro, la vedete, quella sdraiata, e questo cavetto. Allora, il primo va qui a fianco al fusibile. L'antenna va in questa più lunghetta che esce. Andiamo a inserirle. Una volta inseriti tutti i nostri cavi nel dietro dell'autoradio, andiamo a spingerla piano piano. Ok, l'ultimo scatto è sempre quello più difficile. Dobbiamo andarci coi piedi di piombo. Attenzione nell'ultimo scatto al dentino sotto le quattro frecce perché può causare la rottura del display se spinto troppo forte. Quindi fate molta attenzione. Magari limatelo prima e toglietelo.
Questo sarà il risultato finale che vedrete. Poi, vabbè, la portiera si controlla col OBD. Niente, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, scusate per la qualità dell'immagine scarsa, ma l'ho fatto in macchina con una sola mano. Al prossimo video.